Spesso mi chiedete, Roby, come faccio a capire se ho dei traumi non risolti e soprattutto come faccio a risolverli? In questo video vediamo 7 segnali che indicano che probabilmente non hai risolto alcuni eventi del passato e che ti stanno creando problemi a livello psicologico. Io sono Roberto Ausilio, psicologo e psicoterapeuta, mi occupo da ormai 20 anni di aiutare le persone a sbloccarsi e vivere senza il freno a mano grazie alla crescita personale e alla psicologia. Se ti interessano questi argomenti, iscriviti al canale YouTube Psicologia e Vita e alla nostra fantastica Academy Psy Life per la tua crescita personale. Allora, il trauma, che può essere di vario genere, di vari tipi, quando non risolto può provocare tutta una serie di sintomatologie che spesso tu non colleghi direttamente a quell'evento. E vediamo insieme quali sono. Primo, l'incapacità di dare fiducia agli altri. Se hai vissuto ad esempio una relazione tossica, sei stata scottata a livello sentimentale e ovviamente questo probabilmente affonda le basi anche nella nostra infanzia, nel rapporto con i genitori, avrai difficoltà a dare fiducia agli altri e ti sentirai come se dovessi sempre guardarti le spalle. Secondo, difficoltà a farsi valere, quindi la difficoltà ad importi, a spiegare le tue motivazioni e a non farti mettere i piedi in testa, sulla testolina, ma la difficoltà a dire quello che senti, quello che pensi, a spiegare le tue motivazioni e ad agire soprattutto di conseguenza, perché tante volte uno dice sì, ti arrabbi tantissimo, però poi cedi e le cose continuano ad andare come sempre, questo soprattutto nelle famiglie, dimmi se è così. Terzo punto, bisogno costante di approvazione. Hai bisogno di sentirti approvato dagli altri e quindi ti vesti in un certo modo per sentirti non inadeguata, cerchi di dire alcune cose o di non dirne per essere approvata, fai le tue scelte perché vuoi che gli altri ti approvino. Chiaramente questo è normale, ma sopra una certa soglia diventa disfunzionale e può derivare appunto da traumi non risolti che ti innalzano il tuo livello di insicurezza. E infatti il quarto punto è proprio la bassa autostima. Se hai una bassa autostima, se senti di valere poco, se hai difficoltà a pensare a te stesso come una persona di valore, è probabile che ci siano dei traumi non risolti nel passato. Quinto punto, il perfezionismo, quindi la tendenza a sentirti perfezionista, a dover essere sempre al top, a dover fare le cose in maniera perfetta o non farle proprio. Ecco, molte persone si vantano di questo, io o faccio le cose in maniera perfetta o non le faccio proprio, e allora non le fai perché la perfezione non è di questo mondo. Una tendenza eccessiva al perfezionismo ti può portare una serie di problemi a catena, tra cui lo stress, l'ansia, gli attacchi di panico, eccetera. Sesto punto, la tendenza a compiacere gli altri, a voler in qualche modo essere amato dagli altri compiacendoli, quindi cercando di venire sempre incontro ai loro bisogni. Ovviamente questo provoca delle relazioni che sono spesso disfunzionali, che sono asimmetriche, in cui c'è una persona che ti dice quello che devi fare, come ti devi sentire, eccetera, e tu che praticamente esegui. Ultimo punto, settimo, è la paura dell'abbandono. Paura di essere abbandonati, di essere lasciati soli, di non avere amici, di non avere partner, paura di essere scaricati, può derivare dai traumi non risolti del passato. E come si risolvono questi traumi del passato? Si risolvono in una maniera, diciamo, la via maestra è la psicoterapia. La psicoterapia breve, online, con le EMDR, gli strumenti che utilizziamo in PsyLife, io e i miei collaboratori da me formati e supervisionati, aiuta, ti dà la possibilità in un numero ragionevole, breve di sedute, di elaborare emotivamente quei traumi del passato, perché il punto sostanziale è che spesso tu lo sai, sì, io sono così perché ho vissuto queste situazioni, però il saperlo a livello razionale non ti serve a nulla, e qui casca l'asino di molti tipi di psicoterapia che sì, ti aiutano a essere
tra virgolette, consapevole, ma dopo che sei consapevole, come diceva Woody Allen, ora so tutto dei miei problemi, ma i miei problemi restano sempre lì. Mentre con la psicoterapia vera tu hai un click a livello mentale, a livello proprio del sistema nervoso di tipo limbico, cioè quello deputato all'elaborazione delle emozioni, e quindi quei traumi del passato non ti fanno più male e non continuano a uscire dalla porta e rientrare dalla finestra, perché semplicemente te ne liberi. Psicoterapia è la via maestra per la tua liberazione personale. E ti saluto con una frase di Wally Lamb che dice: il destino mescola le carte, ma siamo noi a giocare la partita.